Vabbè, tutti i primi sul mio canale, io sono Bistecca Marium. Questa maschera mi dà un po' fastidio quando parlo perché è un po' troppo attaccata. Poi cercherò di trovare una soluzione per mantenerla un po' più spostata dalla bocca. E ho dovuto fare, non so se si vede, parecchie modifiche. E ho allargato un po' qua perché praticamente la voce non ci passava in modo più assoluto. Quindi, bando alle ciance, se non l'avete già fatto, iscrivetevi e lasciate subito un like. Oggi andremo a trattare due argomenti. Il primo è come tracciare la fonte o il percorso di un IP. E il secondo, parliamo ancora di come difenderci dagli hacker quando vanno a installare dei Trojan che aprono delle bash door, quindi delle porte, e non parlo delle porte di casa, le porte sul computer. Abbiamo già trattato nel video precedente un'applicazione che esamina l'intera rete, ma adesso andiamo nello specifico a mostrarvi un'applicazione gratuita che fa un esame del singolo PC e in pratica esamina porta per porta IP di del traffico utilizzato dal computer. Quindi passiamo prima, cioè vi passo prima l'informazione dell'applicazione che utilizzo per tracciare le fonti, il percorso di un computer sulla rete. Allora, il programma per tracciare l'origine di una connessione che adesso vado a mostrarvi è Open Visual Trash Layout. Questa è quella versione numero 2 attualmente disponibile. Questo qui non è altro che un software visuale, perché non fa altro che sfruttare un comando, una funzione già preesistente nei sistemi operativi. Sotto Windows si chiama track, altrettanto sotto Linux è a riga di comando questo tipo di sistema e comando, però avere un sistema visuale è molto più comodo e piacevole. Vi dico che questo programma, quando fu realizzato e ideato, era freeware. Successivamente diventò shareware, evidentemente non riuscì a raggiungere profitto e diventò open source, e adesso è libero, si può utilizzare da tutti. Al limite metterò in descrizione il link da dove lo potete scaricare. Adesso sta in modalità tracciami la fonte, il percorso. Qui dove sta l'impressione di cursore va inserito l'IP o il nome del dominio cui vogliamo tracciare la fonte. In questo caso andrò a digitare google.it perché non voglio utilizzare i miei dati personali, e andiamo a far fare una tracciatura dell'account partendo dalla mia posizione attuale. E come vedete, lui ha rintracciato quello che è il mio server di connessione, che è, vediamo, aspettate che allargo, Rocca Piemonte. Aspetti qua, se sposto il globo, eccolo qui, visualizza la fonte di partenza, cioè dal computer di casa mia fino a fare, vedete, tutto il percorso su tutti i server dove si è collegato, dove si sta collegando, e fa un bel viaggio fino ad arrivare alla sede mondiale di Google che sta qui in America. E potete ben vedere che qua ci dà i dati per utilizzare anche un GPS e localizzare direttamente la zona, che ovviamente qui non dà l'indirizzo, questo ovviamente perché si trova in una zona, no, beh, il motivo principale è perché non stiamo utilizzando Google Earth, quindi non mi dà la possibilità, Google Map, scusatemi, quindi non mi dà le mappe. Ma se utilizzo questi due dati su Google Map, mi darà praticamente l'indirizzo. Come vedete, l'utilità di questa applicazione è capire praticamente la sorgente. Non mi interessa tanto la parte finale, ma tanto l'indirizzo, questo qui, da dove è partita. E beh, è interessante anche capire tutti i punti di connessione, perché la casa mia arriva qui in questa zona, e per conoscere, ve l'ho detto, devo inserire questi due dati su Google Map, e da qui fa un bel viaggio direttamente in America. Ripeto, non fa altre tappe, non ne fa 1, 2, 3,
e fa altri tre prima di, però sempre in una stessa zona. Ok, questo è utile per capire effettivamente se l'utente in questione è reale oppure se avete voglia di fare qualche altra magagna, e non sto qui a dirvi cosa si potrebbe fare. Infatti già ho realizzato un video precedente in cui vi mostravo l'utilità di tracciare un IP su internet quando mandano delle email, prima per denunciare eventuali spam e secondo per sapere se l'utente che ha inviato l'email è la persona che conosciamo. Infatti tempo addietro un amico ha avuto un problema riguardo proprio a questa cosa, che qualcuno si spacciava a posto suo e chiedeva soldi. Mi sono fatto dare una copia delle mail e sono riuscito a rintracciare la fonte di spedizione, che era proprio Venezuela. Poi ho fatto già il video, al limite andate nella playlist di Hacking e vi trovate il video che vi spiega come si fa a rintracciare la fonte di un'email. Questo programma ci mette anche a disposizione la possibilità di rintracciare, cioè di avere ulteriori dati, sempre digitando google.it. ecco qui, avvio la scansione dei dati, e qui ci dà proprio tutto quello che riguarda i dati riguardo a google.it. perché se vedete qua adesso non c'è più la partenza da dove si è connesso, ma ci sta dando direttamente il destinatario e ci dice tutto quello che è relativo a questo server o dominio. Penso che sia molto chiaro, poi il resto sono personalizzazioni che vanno al di là della funzione stessa del programma. Questi lo utilizzo non tanto spesso, ma comunque mi rientra, cioè è utile per quello che faccio di solito. Passiamo al secondo programma, che è importante. Allora, questa è l'applicazione di cui vi stavo parlando per tracciare tutti i flussi di dati in uscita e entrata al nostro computer, e si chiama CurrentPort. Ovviamente anche questa applicazione utilizza un sistema già preinstallato di Windows come anche Linux, solo con questo abbiamo la possibilità di poter vedere istante per istante qualsiasi movimento che avviene sul computer. Se lo dovessi fare da riga di comando, lo dovrei aggiornare ogni volta, ogni secondo, ogni due secondi con l'MS-DOS, sarebbe praticamente allucinante. Allora, colonna di sinistra ho l'opzione di vedere il nome dell'applicazione, l'ID di processo, che poco ci interessa, le informazioni che interessano sono il protocollo utilizzato, la porta locale e la porta remota. Ovviamente quello che mi interesserà anche è l'indirizzo remoto. Poco mi interessa l'indirizzo locale. L'indirizzo locale mi potrebbe interessare qualora sto gestendo la cosa su una rete, ma in questo caso voglio vedere su internet quello che sta succedendo. Come faccio a monitorare? Ovviamente vado a vedere prima lo stato. Questo significa connessione stabilita, quindi l'applicazione si è stabilita, sta utilizzando una connessione esterna, in ascolto, che è pronta a essere utilizzata ma attualmente non sta in uso. E poi se scendete vedete che qui ci sono a zero, quindi ha la possibilità di collegarsi ma non si sta collegando e non ha interesse a collegarsi. Ah, ecco, c'è anche qua anche un'ulteriore voce in attesa di chiusura, perché il programma non ha più necessità di utilizzare internet e si sta chiudendo la porta. A me interessa monitorare i dati, ecco qua. Quello che dobbiamo andare a vedere l'applicazione che sta facendo. Se vediamo un flusso di dati che entra e esce, a meno che non stiamo scaricando film o canzoni o stiamo inviando delle mail, dobbiamo effettuare questo controllo. Ovviamente il programma che si sta muovendo in questo caso qui è il mio antivirus. Ecco qua, adesso qui si è presentato un'applicazione con il nome sconosciuto, con un indirizzo remoto, e questo mi interesserebbe. Tempo di attesa, andiamo a fare una copia indirizzo IP remoto e utilizzando il nostro programma che vi ho mostrato prima andiamo a inserire, vediamo che cosa succede.
ecco qui, e qua sto facendo una scansione cercando di capire da dove arriva questa connessione. Arriva dall'America. Qui adesso, in questo istante, davanti a voi, ho una situazione sospetta. Ritorniamo indietro. Dove sta quella connessione sconosciuta? Allora, torniamo indietro. Cominciava con 104. Vediamo, darsi che il mio antivirus l'abbia già bloccato. Scendiamo giù. Eccoci, l'ho qua. Ah, ecco, production service. Ah, è l'antivirus. Ok, va benissimo. L'antivirus è collegato a 108, giusto? No? Finivo con 226. Non c'è più, quindi è stato... è stato bloccato l'antivirus. C'era qualcosa che non andava e l'antivirus l'ha bloccato. Meglio così. Comunque avete visto davanti ai vostri occhi come funziona. Difetti, indirizzo remoto. Ci sta ancora provando questo sistema qui. Effettivamente porta di collocamento remoto 400. Ok, vabbè, adesso finisco il video e dopo vado a controllare questo che si sta... e sta tentando di collegarsi al mio computer. Chi è? Comunque arriva dall'America. Probabilmente qualcuno voglia fare effetti. Adesso è scomparso, non c'è più, si è disconnesso, o meno è stato disconnesso, è caduto. Ok, chiudo questo che non ci serve. Comunque avete visto che ha la sua utilità insieme a Visual Root. È possibile praticamente monitorare e capire se qualcuno si è stabilito, qualche hacker sta cercando di aprire qualche porta sul computer. Attualmente il mio antivirus sembra che stia lavorando fin troppo bene, bloccando questo tipo di connessione. Poi ovviamente non posso mostrarvi i miei dati personali, quindi andrò a fare delle verifiche a connessione staccata, pardon, dopo il video, alla chiusura di questo video. A questo punto, dopo che vi ho illustrato queste due applicazioni e come possono essere utilizzate, vi saluto e vi auguro una buona giornata. E vi raccomando, lasciate un like sotto il video e condividete e iscrivetevi se non l'avete già fatto.